Salve a tutti e ben ritrovati con il quinto episodio della serie Tradizione e Miracoli. E nell'episodio di oggi ci troviamo di nuovo nel rione Urbanese di Porta Parco, dove in questa particolare zona del rione, durante il mese di maggio, viene venerata la Madonna del Carmine, una figura molto intrigante e allo stesso tempo di grande bellezza. Per capire l'origine di questo culto bisogna tornare indietro di molti secoli, all'incirca durante l'epoca della Terza Crociata, ovvero l'ultimo ventennio del XII secolo. All'epoca, un gruppo di pellegrini partito in destinazione verso la Terra Santa, anziché dirigersi verso Gerusalemme, decisero di vivere un'esperienza spirituale ancora più profonda, ritirandosi come eremiti nel Monte Carmelo, che è una catena montuosa attualmente collocata in Israele. Un luogo di grande importanza divina, dove, secondo la leggenda, il profeta Elia si stanziò per un determinato periodo di tempo per avere una diretta esperienza con Dio. Essi scelsero come figura divina protettrice proprio la Vergine Maria, e da qui che nacque la figura di Santa Maria del Carmelo. Successivamente, questo ordine di eremiti venne riconosciuto dalla Chiesa in via ufficiale nel 1226, grazie all'approvazione di Papa Onorio III, che lo inserì nella categoria degli ordini mendicanti. In seguito, l'ordine carmelitano si sparse un po' in tutta Europa, dall'Italia alla Spagna e soprattutto in Inghilterra, a cui è legata la leggenda dietro il patrono di quest'ordine, l'eremita religioso Simon Stock. Si dice che già in anziana età, dopo aver vissuto una vita nella venerazione totale di Maria, il religioso abbia ricevuto dalla Madonna in sogno uno scapolare benedetto. Maria disse a lui di diffondere questo vestito come segno distintivo della confraternita, che avrebbe portato benedizione e protezione, e soprattutto suggerì di indossarlo persino il giorno della morte. In seguito, secondo la tradizione, Maria apparì anche a Papa Giovanni XXII, all'epoca Monsignor Jacques Duez, riferendogli che l'aver portato il vestito avrebbe assicurato la fine della permanenza in purgatorio il primo sabato dopo la morte. Da quel momento l'usanza dello scapolare divenne diffusa in tutti i conventi carmelini sparsi in giro per l'Europa e Palestina, e tutte le raffigurazioni della Maria del Carmelo la videro raffigurata con lo scapolare caratteristico dell'ordine. Qual è però la motivazione dietro cotanta venerazione a questa affascinante figura? Oltre alla visione della Vergine che apparve in sogno a Simon Stock e Giovanni XXII, un'altra peculiarità dell'amore verso questa figura è riconducibile alla bellezza ed un grande senso di protezione materna legata proprio allo scapolare. Infatti, i ritratti delle Madonne del Carmine sparsi in giro per l'Europa rimandano ad un grande senso di purezza, bellezza e maternità. Una di queste figure di Maria più famosa è quella di Napoli, chiamata anche la Madonna Bruna. E anche qui in Urbania abbiamo una piccola chiesetta chiamata Oratorio della Madonna del Carmine, risalente ai primi del Cinquecento e con al suo interno affreschi di Giuliano da Rimini e Giorgio Picchi. Purtroppo non sono riuscito a scoprire chi ha dipinto questo bel quadro di Maria che abbiamo noi, ma sono rimasto molto colpito dalla grande bellezza e dalla leggenda che attrae a sé tanti fedeli che decidono di mettere la propria vita nelle sue mani. Bene, qui è tutto. Rimanete sintonizzati perché nella prossima puntata di Tradizione e Miracoli esploreremo una figura di Maria già vista in un video passato. A presto!